Italia. Le squadre sono già state schierate al centro del campo, sono stati eseguiti gli inni nazionali, comunicate le formazioni ufficiali, avete visto Zoff e Primorac, i due capitani, scambiarsi come di rito i gagliardetti. La partita si inizia con questa classifica: l'Italia e la Jugoslavia hanno 4 punti con 2 partite giocate, sono entrambe a punteggio pieno, le due favorite del girone, e quindi oggi una delle due dovrà interrompere questo treno di marcia. Poi segue la Grecia con 2 punti e una partita, Danimarca e Lussemburgo con 0 partite, la Danimarca con 0 punti, la Danimarca con 3 partite e Lussemburgo con 2. Ecco la nostra formazione, vedete? Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Graziani, Antonioni e Bettega. Ritorna lo squalificato Antonioni, mentre per Causio, come sapete, la UEFA ha mantenuto la squalifica per 3 giornate. Vengono impiegati gli squalificati in campionato Bettega e Gentile. Il risultato è che Antonioni riprende il suo posto, esce Altobelli e Bettega viene restituito al suo ruolo di mezza punta. Ecco la formazione dei nostri avversari: Pantelic, Zoran Vujovic, Kmpotic, Simonovic, Primorac, Jerolimov, Šestić, Šljivo, Zlatko Vujovic, Šalov e Šešerbegović. È una formazione piuttosto sperimentale quella jugoslava, molto rinnovata, che presenta tra l'altro 3 esordienti. Si tratta del numero 3, Kmpotic, del numero 4, Simonovic, e del numero 10, Šalov. Dirige la partita una terna arbitrale israeliana, l'arbitro è il signor Klein, che abbiamo già conosciuto, ha arbitrato 4 volte incontri della nostra nazionale maggiore, 2 addirittura in Argentina agli ultimi campionati del mondo. La nazionale italiana si prepara a questa partita importantissima, è quasi uno spareggio perché Italia e Jugoslavia sono le due favorite del nostro girone, naturalmente con le consuete polemiche immancabili nel nostro ambiente. Questa volta le polemiche sono attorno al nome di Bettega e al suo ruolo che deve ricoprire nella squadra azzurra e in campo e fuori, e quella per i premi di partita che è stata ridimensionata ma che comunque è divampata come consueto molto virulenta. Speriamo che il campo faccia giustizia come sempre e disperda queste polemiche. Italia e Jugoslavia sono le due favorite del girone, vi dicevo, per la Grecia è un po' troppo presto per dire se sale a ruolo di favorita, infatti la Grecia ha giocato una sola partita, anche se molto significativa, e la sua vittoria a Copenaghen sulla Danimarca. Ecco la partita iniziata. Italia gioca il primo tempo alla sinistra dei nostri 3 schermi, la Jugoslavia in completa tenuta bianca, e il terzino Zoran Vujovic che ha portato il primo tentativo, adesso è Šljivo che fa partire il primo tiro verso Zoff che tocca il suo primo pallone dopo 20 secondi dall'inizio della partita. Impegno di Collovati, un attacco di Tardelli sul quale in scivolata Simonovic mette fuori, rimessa in gioco di Tardelli, Antonioni. Anche su Antonioni arriva l'onnipresente Simonovic. Ancora un palo laterale, ancora una rimessa in gioco di Gentile questa volta. Conti. Ancora un fallo su Conti, l'ha commesso Kmpotic che è il più scorretto dei giocatori avversari. Šalov ha messo fuori, la rimessa in gioco di Antonioni, cross a spiovere in aria da parte Tardelli. Tardelli, calcio di rigore, è stato un fallo su Tardelli, calcio di rigore. Sembrava che l'arbitro dovesse rinunciare e lasciare il vantaggio dato che stava per tirare Bettega, invece
poi ha fischiato il calcio di rigore per il fallo subito da Tardelli. Ecco, vedete Tardelli a terra mentre Bettega manda la palla verso la porta, libera Simonovic, ma l'arbitro aveva già fischiato per il calcio di rigore. Ecco, vedete Tardelli che viene scaraventato a terra da una spallata di Shalov. Poi ha compiuto un prodigio Simonovic mettendo in corner, ma l'arbitro aveva già interrotto il gioco. E calcio di rigore. 41esimo minuto del primo tempo. Cabrini al calcio di rigore. Cabrini contro Pantelic. In vantaggio l'Italia al 41esimo minuto del primo tempo. Calcio di rigore concesso per un fallo subito da Tardelli ad opera di Shalov. Rivediamo l'esecuzione di Cabrini. Tocca il portiere Pantelic, però non riesce a deviare oltre la linea di fondo. Ecco, rivediamo ancora da un altro punto di vista. Vedete, tocca, ma il pallone è forte, si dispera, ha ragione Pantelic perché aveva intuito la direzione del tiro. Ed ora vediamo se la Jugoslavia abbandona questa tattica di non gioco e quindi se la partita può a un certo punto salire di tono. L'apertura per Tardelli non riesce, andate a chiudere molto intelligentemente Shalov. Riparte la Jugoslavia con Sešer Begovic. Intercettato e allontanato con levato. Sembra che la tattica degli azzurri adesso sia leggermente migliorata, non pensano soltanto a difendersi ma ripartono in contropiede e costruiscono azioni più pericolose di quelle degli avversari. Adesso c'è Scirea in posizione di ala destra che si libera di un avversario, si avvia al cross e questi lo atterra. Si tratta di Simonovic, già ammonito, calcio di punizione in favore degli azzurri mentre spetta la mezz'ora del secondo tempo, 15 minuti alla fine. Primo gol azzurro di Bruno Conti che ha ripreso un passaggio laterale per la verità molto imprevidente, avete visto, di un avversario, è entrato in area, ecco che attende l'uscita del portiere e lo salta con un pallonetto dosatissimo che va a terminare in rete. 2-0 per noi, ha segnato Conti al 31esimo minuto del secondo tempo, un gran bel gol e lo stadio è tutto per lui.